Neto Pereira, ciao Neto. Ciao, ciao a tutti. Come stai innanzitutto? Bene, bene, sto molto bene. Cosa fa Neto Pereira adesso? Allena, mi diceva, no? Sì, sì, in questo momento sto addirittura giocando ancora. Stai ancora giocando? Sì, sì, da pochi, da un mesetto gioco ancora. Squadra, scusa? Olimpia Ponte Tresa, qua vicino a Varese. Vicino a Varese, sì. Dove tu ormai vivi, no? Sì, sì, da molti anni. Vivo a Varese. Prima categoria lombarda. Sì, gol esatto. Già fatti? No, no. No, non ho giocato ancora. Ah, non hai giocato ancora. Ho iniziato a allenarmi. Senti, oggi a seguire Brian Lignano. Esatto. Insomma, con Alessandro Moras hai giocato anche tempi. Sì, no, sono andato a trovare stamattina in albergo. Piacere rivedere gli amici con cui ho condiviso tante emozioni prima. Quindi... Come hai visto, come vedi questo mister? Fa giocare bene la squadra. La squadra mi ha fatto una bellissima impressione perché gioca veramente bene. Faccio i complimenti. Senti, cos'è la prima cosa che ti viene in mente parlando di Friuli Venezia Giulia? Mi viene l'Italia a San Marco, gradisco a tutti gli amici, sono tanti ricordi bellissimi che tengo dal Friuli. Sai che Franco Bonanno è proprio alle spalle del... Sì, sì, del seguo gli amici friulani. Sì, sì. Senti, io quando ho fatto le interviste in questi 13 anni di A Tutto Campo, la domanda, qual è il giocatore più forte che hai visto? Tutti immancabilmente mi hanno detto Neto Pereira. Io non ho avuto la fortuna però di vederti giocare. Allora a questo punto devo chiedere a te, ma tu quali sono i giocatori più forti che hai visto in Friuli Venezia Giulia? Dimmi un po' i ricordi. Non ci sono tanti istanti, anche l'Alessandro con quale abbiamo vinto il campionato. No, ma Francione era un giocatore di una classe, no, sono tante cabine che so che ancora sta facendo la differenza. No, sono stati tanti giocatori che... Ma quando dicono questo di te, che ti ricorrono con tanta stima, affetto e davvero tutti trasportati, cosa provi a sapere questo? È un motivo di orgoglio, penso. Avere il riconoscimento delle persone, quindi è una cosa che ci tengo molto e mi fa molto piacere. Quando parlano di te appunto dicono che peccato non abbia fatto ancora categorie più alte. Tu ci pensi ancora a questa cosa qua? Ormai non ci pensavo neanche quando giocavo, perché è tutto iscritto nella nostra vita. Si vede che era il destino, era fatto così. Non ho nessuno rimpianto perché ho dato sempre tutto me stesso. Non può tenere nessun rimpianto, diciamo. Qual è stato il segreto per essere Neto Pereira? La passione per questi sport, perché per fare un certo tipo di carriera, di vita in se stesso, deve avere tanta passione.